Oggi Pizza Time fa tappa a Carnello, in provincia di Frosinone, nella pizzeria Cin Cin, dove ci ospita Fabio Fossacreta. Benvenuti. Grazie Fabio, celebriamo le virtù di due farine della Polselli, la vivace e la contemporanea. Ho detto bene Fabio? Sì. Perché bene. Il tuo impasto è il frutto dell'unione di queste due farine, ce lo vuoi raccontare? Sì, è un mix tra la vivace e la contemporanea. È un impasto a lunga lievitazione, dalle 24 alle 48 ore. E a temperatura controllata. A temperatura controllata, sì, con un'idratazione del 65-70%. Lievito di birra secco in piccolissime quantità. Allora, vogliamo preparare subito la prima pizza? Iniziamo dalla tonda, perché qui nel tuo locale ci sono sia le tonde che le lunghe, ossia le classiche pale alla romana, no? Quindi adesso la pala romana. Adesso iniziamo con la tonda. Quindi stendiamo questo panetto, Fabio, di quanti grammi all'incirca? Circa 280 grammi. 280 grammi, ovviamente a mano. Certo. Ecco, nel rispetto della tradizione della stesura della pizza, che però non è napoletana, vero? Perché il tuo è un genere un po' diverso. Sì, non è proprio napoletana, perché la clientela qui richiede una pizza più particolare. Nel senso, il cornicione non è tanto alto come la pizza napoletana va adesso, la contemporanea. Questa la condisco con datterino giallo in succo. Una volta condita così, metto bufala e in forno. Quindi mozzarella di bufala, poi cottura in forno elettrico più o meno per quanti minuti? In 2-3 minuti. Quindi non è una cottura molto lunga. La temperatura di cottura qual è? 350. 350 gradi. Sforno la pizza e la finisco di condire con alici, basilico e una burrata centrale. E un filo d'olio extravergine di oliva. Invece la pala alla romana, ovviamente l'impasto è sempre lo stesso, il panetto è più consistente di quanto? 600 grammi. 600 grammi, anche qui la stendi a mano, vero? Sì, sì. Ecco, una pala abbastanza stretta e lunga comunque, all'incirca un metro presumo, dopodiché il condimento di questa in particolare che oggi prepari per Pizza Time. Una volta stesa, trasferisco la pizza sulla pala, la condisco con un pomodoro San Marzano. In maniera piuttosto uniforme, ovviamente. Sì. La inforno. La lasciamo lì in forno per quanto tempo? Un paio di minuti, perché la pala cuoce un po' di più. Trascorsi due minuti e mezzo, inizio a condirla di nuovo con della bufala. Quindi sforno la pizza, metto la bufala e la rinforno. Quindi doppia cottura. Sì. La bufala deve fondere praticamente. Sì. Ecco. Dopodiché? Dopodiché la sforno. Di nuovo. Di nuovo. La metto sulla pala e la condisco con del battuto che faccio io, che è un preparato di prezzemolo, aglio, peperoncino, olio e sale, tutto frullato, e la condisco con del prosciutto crudo. Le altre pizze alla pala, oggi cosa ci hai preparato di buono? Allora, ho preparato una diavola, quindi sempre una base rossa, pomodoro San Marzano, salamino piccante, mozzarella fior di latte e una bella spolverata di peperoncino. Mentre l'altra è una base bianca con mozzarella fior di latte e, una volta sfornata, mortadella favola e una bella spruzzata di pistacchio con del basilico. Torniamo invece alle pizze tonde, al di là di quella che abbiamo visto preparare adesso, qui da te se ne possono gustare veramente tante e tutte buone. Per esempio quella che abbiamo qui davanti sul tavolo, come si chiama, che cos'è? Allora, questa è una base bianca, una pizza base bianca, diciamo una focaccia, e sopra l'abbiamo condita con del pomodorino ciliegino, prosciutto crudo, grana e basilico. Le altre quali sono? Le altre abbiamo la fiori, la flower, che è molto richiesta. Com'è fatta? Base bianca, mozzarella fior di latte, fiori di zucca,
tutto in cottura e una volta sfornata alici. Bene, la classica, insomma, mozzarella, fiori di zucca. Dopodiché? Dopodiché abbiamo una lard e bufala, sempre base bianca con mozzarella di bufala DOP sopra e lardo pata negra per chiudere, con una spruzzata di pepe. Che è una quasi gourmet, visto l'importanza, vista l'importanza del tipo di lardo. Però non dobbiamo dimenticare di dire ai nostri telespettatori, Fabio, che le tue buonissime pizze possono essere precedute, per chi lo volesse, da un altrettanto gustoso antipasto, che è quello della casa. Come lo preparate? Cosa c'è nell'antipasto? Allora, è un antipasto misto di salumi e formaggi, con mozzarella di bufala, olive, accompagnato da verdure in agrodolce come cavolo rosso e zucca. Ascolta, però tu hai anche una particolarità in questo locale, dove le pizze si possono degustare ai tavoli, ma sono anche da asporto, le lunghe in particolare, che preparate delle crocchette di patate e degli arancini, ma non le friggete, no, è vero? Tutto cotto al forno. Tutto cotto al forno, e l'aspetto è veramente invitante, come se fossero fritti. Quindi abbiamo il piacere e il gusto della crocchetta e dell'arancino, senza però come dire, la pesantezza della frittura, che per quanto fatta bene sicuramente è un tipo di cottura diversa da quella al forno, che invece richiede meno condimento e quindi ci aiuta nella digestione, vero certo, Fabio? Quindi questa è una caratteristica del tuo locale, dove peraltro si può concludere il pasto anche con dei dolci. Ricordiamo quelli che generalmente tu hai disponibili. Oh, panna cotte, frutti di bosco, torte delizia al limone, profiterolla alla nocciola, tiramisù. Però tra i dolci io so che c'è una cosa che piace tanto ai bambini, che poi è la scusa perché a volte la mangiano anche i genitori, anzi forse la mangiano più i genitori che i bambini, che è? È la pizza con la Nutella. La famosa pizza con la Nutella, con questo impasto saporitissimo dal gusto di pane appena sfornato e sopra la Nutella. Fabio, ricordiamo quando sei chiuso? Sono chiuso il lunedì. Quindi mai di lunedì. Per il resto, sempre da Fabio, qui alla pizzeria Cin Cin Carnello, provincia di Frosinone. Grazie e a presto. Grazie a voi.